Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, questa zuppa di porro un po' tarda, diciamo così, perché di domenica oggi ci siamo presa con comodo, era prima weekend di libertà, tra un po' ci saranno tutte quante le regioni libere. Beh, in tutti i giornali oggi, vi dico la verità, si interrogano su una questione molto semplice o se volete molto complicata, la questione delle frontiere che sarebbero chiuse. Allora, in realtà le frontiere non sono chiuse perché in un modo o nell'altro tra poco le frontiere in Europa saranno aperte, anche perché se l'Europa aveva un senso era proprio il trattato di Schengen, per cui tutte le frontiere europee erano abbastanza libere, senza controlli, e poi si è visto nel passato, ne abbiamo raccontato tante volte, per esempio con la Francia, che le frontiere, o con l'Austria, le frontiere insomma si considerano aperte soltanto in un senso, cioè quando si tratta di far passare merci e persone, diciamo, col passaporto europeo, ma fino a un certo punto quando si tratta di far passare i migranti che noi ci portiamo a casa. Ma questo è un altro dettaglio. Cosa è successo? Che il governo italiano piagnucola perché le frontiere europee non sono tutte aperte agli italiani. Non lo so, per andare in quel posto ci vuole il certificato, in Grecia gli italiani non possono andare, in Francia dal 15 giugno ci sarà bisogno, cambieranno i controlli, ma ci vorrà una certificazione, che pare sia un'autocertificazione di stare bene. Non si potrà andare in Austria e in Svizzera. Tra l'altro io alla Svizzera sono molto legato perché ci sono andato tante volte, oltre che la Francia e tutti gli altri paesi europei che più o meno, insomma l'Austria diciamo un po' di meno, ma Grecia, Svizzera, Gran Bretagna, cioè, sono dei paesi in cui gli italiani tradizionalmente vanno, così come la Spagna. Ma io mi chiedo due cose su questa vicenda che oggi non ho letto sui giornali, ma ve lo chiedo a tutti quanti voi che mi state ascoltando in questa straordinaria, almeno per Roma, giornata di sole che ci fa vedere la bellezza del nostro paese. Ma a noi siamo qua con quel genio del ministro Di Maio che dice non siamo un lazzaretto, e nel frattempo i presidenti della regione Rossi, il presidente della regione Solinas, Rossi di sinistra, Solinas di destra, il presidente della regione De Luca che litiga col suo sindaco di Avellino dove invece fanno la movida, il sindaco di destra Musumeci dicono abbiamo sbagliato ad aprire le regioni, non vogliamo i lombardi. Toc toc! Non vogliamo i lombardi, cioè i nostri presidenti della regione non vogliono i lombardi e il nostro ministro degli esteri piagnucola o non ci vogliono all'estero. Scusate, ma mi fate capire la logica? Perché non te la prendi con Solinas? Perché non te la prendi con De Luca? Perché non te la prendi con Rossi, a cui gli fanno schifo i lombardi? 10 milioni di persone che fanno il PIL del paese. Volete fare a meno i lombardi che non possono andare né in Svizzera, né in Sicilia, né in Sardegna? Io spero che ci sia qualche regione, quella da dove vengo io, la Puglia, che gli facciano un tappeto rosso. Beh, se penso, come si chiama quel posto in Puglia in cui mi sono trovato io, quella masseria, io mi ricordo ancora, finché campo ovviamente, in quella masseria che va tanto di moda, che tutti quanti voi, a Borgo Ignazia, che si sono vergognati che io partecipassi a una trasmissione di Giordano. Mi ha detto, non far sapere che sei a Borgo Ignazia, perché noi non vogliamo avere a che fare nulla con cose politiche. Cioè io non potevo partecipare da là alla trasmissione di Mario Giordano perché loro gli dava fastidio essere coinvolti in questioni politiche. Ecco, questo è, cioè, il livello dell'Italia è questo. Ma il punto fondamentale è che stiamo sbagliando. Sto sbagliando anch'io a prendermela contro Borgo Ignazia o contro Solinas o contro De Luca o contro quelli che fanno i fighetti e poi allora non facciamo, cioè esattamente, cioè abbiamo fatto Schengen all'interno dell'Italia, ma io me la sbaglio a prendermela con loro. Sapete perché sbaglio? Perché noi dovremmo ringraziare, noi dovremmo ringraziare austriaci, svizzeri, francesi, tedeschi, inglesi, greci, perché sapete cosa succede? Che voi potete andare e siete residenti, come posso dire, nel Four Seasons mondiale, siete nel più grande albergo a 5 stelle del mondo, che si chiama Italia. Non avete soldi, andate nei campeggi più belli del mondo, ne avete pochi, nei bed and breakfast più belli del mondo, siete ricchi, andate nei posti più belli del mondo, da tutto il mondo vengono in Italia e noi ci lamentiamo perché non possiamo andare in Austria. Ma chi se ne frega? Io adoro l'Austria, mi piacerebbe andare a vedere due stambecchi in Austria, ma posso anche farne a meno, me ne vado alle Dolomiti. Io adoro la Grecia, mi piace moltissimo Mykonos. Posso andare anche alle Eolie, posso anche andare in Sardegna. Non è che proprio mi cade il mondo addosso. Io adoro la ricchezza di Saint-Tropez.
posso andare in Sardegna, che c'è un mare stupendo. Cioè, io sto cercando di dire che noi dovremmo ringraziare, invece che piagnucolare, dovremmo ringraziare questi paesi stranieri che dicono nel momento di crisi economica agli italiani, rimanete a casa vostra. Cioè, loro ci vogliono autarchici. Certo, Di Maio se la può prendere perché ce l'hanno con gli italiani, ma i primi ad avercela con gli italiani sono i nostri governatori. Cioè, voglio spiegarmi bene, io vorrei leggere un pezzo oggi sui giornali che non ho letto, piagnucoliamo contro l'Austria che non ci vuole, ma invece di piagnucolare contro l'Austria che non ci vuole, punto primo, facciamo un mazzo così ai presidenti delle regioni che rompono le palle e gli si dice, presidente delle regioni, zitti, muti, perché voi fate gli affari vostri e gli affari vostri non sono i confini interni, fino a prova contraria, non ci sono più i Borbone, nonostante De Luca si atteggi forte del suo successo elettorale ad essere un fenomeno, a Capri purtroppo ci posso entrare perché c'è la libertà di circolazione e non lo decide il presidente della regione, a meno che non ci sia una questione, diciamo, che decide il sindaco di Capri in quell'istante o in quel momento, ci possono essere delle questioni temporanee, ma non lo decide lui. Allora Di Maio, zitto, l'Italia è un lazzaretto perché l'avete reso voi un lazzaretto, perché avete sputtanato voi l'Italia, perché avete piagnucolato voi col lockdown, perché avete chiuso più imprese voi che tutto il resto del mondo, perché ci avete tenuto più chiusi voi del resto del mondo, perché se non avessimo fatto casino noi saremmo stati fino al 3 giugno chiusi anche bar, negozi e parrucchieri. Siete voi che avete creato questo clima di paura togliendoci a tutti, unico paese al mondo, le libertà in maniera così forte. Sentite bene, così forte. Siamo l'unico paese al mondo che ha criminalizzato la gente che usciva nella movida, siamo l'unico paese al mondo che ha criminalizzato i runner, siamo l'unico paese al mondo che ha criminalizzato quelli con il cane, siamo l'unico paese al mondo che ha fatto 5 autocertificazioni per uscire da casa e adesso piagnucolate dopo che avete fatto tutto sto casino in tutto il mondo che l'Austria ci chiuda. Bene, ottimo, godiamo della chiusura dell'Austria, rimaniamo nelle Dolomiti, ci sarà un problema? Non vi piacciono le Dolomiti? Andate in Trentino, andate in Alto Adige, andate in Val d'Aosta, andate sull'Appennino, andate dove vi pare, ma l'Italia è il four season e state qua a piagnucolare. Io non lo so perché questa cosa qua non si colga nel suo aspetto più divertente, cioè che abbiamo la possibilità di vivere in un paese straordinario e che quindi possiamo fregarcene del fatto di non andare in Austria per qualche giorno. Figuratevi voi, ve lo dico, a me mi spiace molto di non andare in Svizzera. Altra questione, cioè stiamo a leggere i giornali, dicono tutti i giornali la seconda ondata, oggi le foche dice sarà a dicembre ma sarà meno forte, ma se noi stiamo qua a parlare ancora della seconda ondata, ovviamente oltre a spaventare gli italiani e spaventare l'economia, a deprimerci, a fare quel meno 13% di PIL di cui ha parlato l'altro giorno il governatore della Banca d'Italia, costruiamo l'inizio della nostra fine. Quindi grazie per questa eterogenesi dei fini per cui il mondo non ci vuole e guarda caso noi siamo rinchiusi al four season, è come quelli che piangono perché dicono oddio ho dovuto fare la quarantena, cioè la villa con la piscina. Ecco, noi stiamo facendo quest'estate, forse in Italia non cambierà nulla. Io vorrei andare all'estero, sia chiaro, non ho nessuna velleità autarchica, ma ritrovo ridicolo il piagnucolamento della nostra politica che c'ha una bella... Tra l'altro sono gli stessi che hanno detto rimaniamo in Italia e tra l'altro sono gli stessi che non si adoperano con i governatori italiani invece di occuparsi dell'Austria. Ma perché i nostri politici non si occupano di Solinas, di Musumeci, di De Luca, di Rossi che continuano a dire che non vogliono i Lombardi? Perché non ci occupiamo di loro? E i pesaresi li vogliamo? E magari i romani? E a me che ho avuto la malattia qualcuno mi vuole? Secondo me no, come ben visto in Puglia. Gilet arancioni, ieri manifestazioni, questi dicono che il Covid non c'è stato, questo ovviamente non è così, ma non dicono esattamente così, dicono che attraverso il Covid si vogliono avere atteggiamenti cinesi. Chi di noi contesta questa cosa, contesta una cosa sbagliata. Noi abbiamo seguito più la Cina che i paesi continentali europei e liberi. E quindi il generale Pappalardo, che viene odiato da tutti i media nazionali, che farà tutti i casini che vuole, ex senatore socialdemocratico, ex, pensate voi, sottosegretario di un governo Ciampi, uomo che conosce la politica benissimo, uomo che ha un seguito relativo ma importante nelle piazze, oggi dice una cosa che poi tutto sommato non è neanche così sconvolgente. Alcune cose più sconvolgenti sono quelle di pensare di trasferire un euro e farlo diventare una lira, quello di dare uno stipendio di 1200 lire alle mamme e alle badanti, e alle massaie, perché sarebbe un po' difficile per la tenuta dei nostri conti anche se andiamo insieme. Ma il punto è un altro, che è incredibile come oggi la politica risponda alla manifestazione del generale Pappalardo a Milano con la denuncia. È sempre così.
così. La denuncia sapete perché? Perché mancava il distanziamento. Io voglio vivere in un mondo in cui i generali Pappalardo possano manifestare liberamente e in cui se si fa casino, come un po' hanno fatto casino a Roma, a Casa Pound l'altro giorno, si mettono, cioè un uomo che va a bastonare una camionetta della polizia, può essere di destra, può essere di sinistra, può essere alto, può essere basso, può essere intellettualmente onesto o disonesto, ma non lo può fare, chiaro, non lo può fare. Ma se uno manifesta, se adesso dobbiamo pensare che viene denunciato Pappalardo perché ha manifestato perché non avevano la mascherina, questo è un mondo cinese e in questo diamo ragione a Pappalardo che purtroppo vuole anche l'uscita dall'euro con questo cambio 1-1 che lui pensa dal punto di vista economico che ci salverà, ma non è l'unico, molti lo pensano. Comunque dignità sui giornali di Pappalardo pari a zero perché ha fatto una manifestazione sala, irresponsabili come erano irresponsabili quelli dello spritz, mentre lui invece è sempre stato responsabile nel capire quando andava a prendere gli aperitivi che cosa si doveva fare. Oggi tutto sommato Ricolfi sul Messaggero lo scrive perché Ricolfi è uno che lucidamente con una posizione diametralmente opposta alla mia ha sempre voluto, diciamo, mantenere tutto chiuso. Sì, l'argomento scuola bisogna affrontarlo, Patrizia ha perfettamente ragione, due cose si devono affrontare ma non ci sono sui giornali: le paritarie fottute e i ragazzini che neanche possono fare l'ultimo giorno di scuola. Ultima questione riguarda la finanza, riguarda a finanza, eccolo qua, io ho partecipato a Torino tutto tranquillo e tanti avevano le mascherine, io sono sicuro di quello che ha detto uno che ci ha scritto, però il punto fondamentale è che il Repubblica di oggi, il giornale di Molinari, apre con una notizia diciamo che riguarda la finanza ma che fa rumore, perché Del Vecchio, quello degli occhiali, no, questi non sono Del Vecchio penso, ma anche se lui ha un grandissimo, diciamo, grandissima quota di mercato, Del Vecchio si vuole scalare Mediobanca, ne ha il già 10%, vuole arrivare al 20% di Mediobanca, era il centro del potere della finanza milanese, quella di Cuccia, oggi gestita da Nagel e Pagliaro, e il Corriere della Sera ce lo racconta, Repubblica ce lo racconta in prima pagina, addirittura l'apertura del giornale, pagina 2 e 3 del giornale. Se vieni in Sicilia sono fiera di farti da cicerone, Maria Grazia, spero di venire in Sicilia, adoro la Sicilia e penso che sarà possibile, spero, viaggiare nel nostro paese senza questi che ci guardino. Io non so, sono lombardo, sono pugliese, sono romano, vorrei chiedere toc toc, Musumeci, Rossi, De Luca, com'è che si chiama, Solinas, io che so, milanese, sono romano, sono pugliese, sono andriese, io non lo so, cosa sono, che, boh, non lo so, questa è la bellezza dell'Italia, che è fatta da tante piccole comuni e tante piccole regioni, che veramente se ci facciamo lo Schengen tra di noi, se non ne approfittiamo, siamo dei pazzi. Mi spiace che non sei d'accordo con l'uscita dell'euro, dice Deborah, dico che l'euro è stata una follia, ma uscirne oggi sarebbe ancora peggio. Vi do un grande abbraccio a tutti quanti voi, buona domenica, domani c'è Quarta Repubblica e ne riparliamo domani, ciao.